Benvenuti a Pontenure in provincia di Piacenza al Castello di Paderna che ospita eh, frutti antichi una kermesse, una rassegna di frutti, piante e fiori di un tempo che eh, vanno riscoperti soprattutto per quanto riguarda le loro caratteristiche nutrizionali. Siamo in compagnia di Pierluigi, padrone di casa, eh, grazie per l'ospitalità naturalmente, che eh, ci racconta come è nata l'idea di parlare dei frutti antichi. Mio figlio sta per compiere 21 anni e quando lui era piccolo, 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 Mettiamo in tavola, mi ricordo benissimo, una sera con mia moglie una mela e poi ci diciamo ma questa mela che cos'è? Che frutto è? Non sa di niente, è molto grande, molto bella ma non sa di niente. Allora da quel momento io ho incominciato a interessarmi un po', ho detto sicuramente ci saranno delle mele più buone in giro per il mondo. Ho incominciato a contattare alcuni vivaisti, una, mi ricordo a Milano c'è un'associazione che si chiama, esiste tuttora ma non è più a Milano. Si chiama Pomona, e da lì parla con uno, parla con l'altro. Nel giro di pochi mesi abbiamo inventato questa mostra e siamo arrivati alla ventesima edizione. Adesso, dunque, con Pierluigi andiamo a conoscere e a scoprire le caratteristiche di questi frutti antichi. Andiamo! Andiamo! Gli obiettivi sono quelli di diffondere la conoscenza della biodiversità, la salvaguardia delle essenze antiche e dimenticate e il rispetto per la terra e l'ambiente, con particolare riguardo per le caratteristiche territoriali locali, ricchezze da salvaguardare. La riscoperta eh, di queste varietà che un tempo erano note, utilizzate e che oggi lo sono in maniera molto più eh, molto inferiore è uno degli scopi che da vent'anni anima questa manifestazione. È una manifestazione che il Comitato Fai di Piacenza insieme al Castello di Paderna, alla proprietà del Castello di Paderna, ha voluto fortemente eh, in questi anni e che in occasione della sua ventesima edizione, perché quest'anno appunto ricorre il ventesimo anniversario della, della, della manifestazione, ha voluto in qualche modo raddoppiare, perché oggi ci troviamo eh, nella, ehm, ad assistere all'edizione primaverile di Frutti Antichi, eh, questa è la prima edizione primaverile, Frutti Antichi è sempre stata... Una manifestazione che si è tenuta il primo weekend di ottobre, quest'anno anche come dire, in, in concomitanza con Expo, abbiamo voluto eh, fornire, offrire ai nostri visitatori, al pubblico che ormai ci segue con grande passione da tanto tempo una, una ulteriore possibilità di vedere i frutti antichi eh, e i fiori antichi e, e le vecchie varietà di ortaggi appunto nella versione primaverile. Infatti troviamo non solo frutti, ma fiori, piante, vari tipi. Certo, è una manifestazione che copre veramente tutta una serie molto bella di, di, di prodotti, sia diciamo, dai, dei vivaie, de, degli orti, eccetera, ma anche... Tanti prodotti che sono prodotti di alto artigianato, come arredi da giardino particolari, prodotti appunto i più diversi, ma che hanno comunque sempre come minimo comune denominatore una loro particolare originalità, e chi si occupa della selezione degli espositori all'interno dell'organizzazione della mostra lo fa con grande passione, con grande oculatezza, insomma. Una scelta che ogni anno viene fatta in maniera molto, molto precisa, molto, vorrei dire, eh, appassionata. Ecco. ecco, uno degli aspetti più importanti da sottolineare è quello del valore nutrizionale attuale di questi semi e frutti antichi. Assolutamente sì, quest'anno... Eh, la manifestazione ha voluto anche essere in concomitanza con il Festival dell'Asparo che si tiene qui a Pontenure e proprio su questo tema vi sono in mostra presenti tantissime varietà di questo, di questo, di questo ortaggio che insomma. Eh, così fornisce tutta una serie di eh, apporti notevoli alla, alla nutrizione dell'uomo. Perdere quel patrimonio genetico naturale di caratteristiche che appartengono ad ogni pianta diversa significa indebolire sempre più le poche specie presenti. Di conseguenza si andrebbero ad abbassare i valori nutritivi delle nostre tavole. Secondo un recente studio della FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, tra il 1900 e il 2000 sarebbe andato perduto il 75% della diversità delle colture. Inoltre, a causa del cambiamento climatico, entro il 2055 scompariranno tra il 16 e il 22% dei cosiddetti parenti selvatici di colture importanti come arachidi, patate e fagioli. E ora dunque, con Pierluigi andremo alla scoperta di quelli che sono i prodotti, i frutti, semi antichi, molto attuali e ricchi naturalmente di significato e di proprietà anche nutrizionali tutt'ora. E qui ci troviamo eh, vicino all'asparago. Sì, c'è eh, alla mostra di primavera di frutti antichi il Festival Nazionale dell'Asparago che auspichiamo divenga internazionale. Come vedete qui davanti ci sono um, alcune varietà diverse di asparagi che ci illustrano un pochettino il panorama. Ital del nord Italia. Qui vorrei sottolineare abbiamo alcuni esempi dei migliori prodotti del nord Italia che sono l'asparago verde, l'asparago violetto di Albenga e l'asparago bianco di Verona. Eh, l'asparago bianco è coltivato soprattutto negli areali del nord Italia, Verona, Bassano, Trentino Alto Adige per salire poi anche verso la Germania. L'asparago verde è una caratteristica invece della parte più centrale della fascia eh, italiana, tipico di Piacenza, tipico della zona di Altedo e di altre zone. Abbiamo il violetto che ci tengo a sottolinearlo, è una specie di gioiello perché se ne coltivano pochissime superfici e c'è una quantità prodotta veramente, sono dei piccoli gioielli. È una varietà autoctona, addirittura Presidio Slow Food. In che zona questo si trova? Eh, esatto, è la zona di Albenga, è una piccola zona dell'areale di Albenga. Ecco, quali sono le caratteristiche nutrizionali? Beh, le caratteristiche nutrizionali è un prodotto sicuramente antidepressivo per eccellenza. L'asparago è un germoglio, è il primo germoglio che spunta in primavera. Infatti, i nostri asparagi abbiamo iniziato a raccoglierli a marzo. Con i primi raggi del sole abbiamo raccolto questo prodotto d'eccellenza. È un antitumorale. È una verdura ricca di sali minerali, ricca di ferro, mh, prontamente assimilabile. È una verdura che non ha grassi, adatta alle diete, infatti, poi, Nell'altro areale la dottoressa Monica May, la nostra nutrizionista, eh, porterà anche una dieta a base di asparago. E poi si può utilizzare in diversi modi. Sì, l'asparago possiamo utilizzarlo dall'antipasto fino al dessert. Si possono creare tranquillamente antipasti gustosi, primi piatti, sughi, secondi piatti, contorno si può mangiare da solo, si può mangiare cotto, si può mangiare crudo, perché pochi conoscono la bontà di questo asparago. Eh, noi ci pregiamo del consorzio dell'asparago piacentino eh, di dire che possono, si può mangiare l'asparago crudo soprattutto il nostro perché coltiviamo con un disciplinare di produzione molto rigoroso siamo molto attenti ai trattamenti ne facciamo pochissimi e solo in determinati periodi assolutamente lontano dai periodi di raccolta perché l'asparago deve esprimere il massimo della sua dolcezza e della sua croccantezza quindi se un asparago che mangiate non è dolce è amaro non mangiatelo, è preoccupante la cosa. E eh, si può mangiare interamente tutto, non bisogna scartare nulla. Allora, si mangia tutto eh, in piena stagione quando il caldo eh, notturno e diurno diciamo fanno sì che l'asparago cresca in pochissime ore. Eh, in alcuni momenti, ad esempio nel periodo di marzo quando siamo proprio i primissimi germogli può esserci un pochino più di scarto perché cresce con un pochino più di fatica, ma mh, è questione di, di pochissimo. Uno forse degli utilizzi più curiosi e più nascosti dell'asparago lo andiamo a scoprire grazie alla signora Maurizia Gentili che ci mostrerà quello che si può fare con la linfa. Con la linfa di asparago infatti eh, si può usare per dipingere e qui ho fatto delle foglie di ginco con il loro bellissimo colore verde che però eh, è dato appunto dall'asparago piacentino in questo caso. E io di solito utilizzo le linfe di tutti i fiori, le erbe che trovo anche durante delle passeggiate e estraggo il colore per fare i miei disegni. Che hanno rigorosamente soggetti naturali? Beh, sì, sicuramente, sicuramente. Pierluigi ci siamo spostati dove? Nello stand dell'Avvocato Izzo che produce olio biologico a Presice in, in Puglia, a mille chilometri da qui. Come sapete c'è in questo momento, forse già da qualche anno, un grosso problema in quelle zone d'Italia che è la xylella. Eh, si sta verificando un fenomeno per cui alcune alc diverse piante sono oggetto di un disseccamento progressivo che le sta conducendo alla morte biologica. E, mh, questo disseccamento è stato attribuito eh, così, diciamo forse un po' troppo frettolosamente. All'aggressione di questo batterio chiamato Xilella fastidiosa. In realtà si sta vedendo che eh, la percentuale di piante colpite da Xilella fra quelle che si sono completamente disseccate è intorno al 20%. Quindi eh, questo problema sicuramente c'è, ma non è l'unico e probabilmente fa parte di un fenomeno un po' più ampio di alterazione degli equilibri ambientali del territorio, del terreno, che sta sottoponendo le piante d'olivo ad uno stress particolare e quindi alla loro, alla loro morte. I rimedi che allo Stato non sono stati ancora trovati nei confronti della Xilella probabilmente dovranno essere dei rimedi di carattere molto più generale, molto più ampio e finalizzati ad un, alla, alla ricerca e alla riproduzione di un equilibrio generale, ambientale, territoriale. E agricolo dei territori probabilmente attraverso la ripresa di sane condotte pratiche aziendali che possono consentire ai terreni di ritrovare la loro fertilità e produttività originale e alle piante di ricevere e di riacquisire quei sistemi immunologici per poter combattere queste aggressioni sicuramente non risolvono i problemi questi provvedimenti calati dall'alto, in particolare dalla comunità europea e recepiti dal Ministero dell'Agricoltura italiano, che mirano soltanto all'espianto delle piante malate e questo probabilmente è il male minore. Ma quello che è peggio è l'abbattimento di tutte le piante intorno, per raggi addirittura si parla di 100 metri, quindi parliamo che per ogni pianta infetta bisognerebbe abbattere 5-600 piante probabilmente sane e, e, cosa ancora più grave, l'imposizione di adozione di eh, pesticidi, di, 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 di eh, interventi di carattere chimico, laddove i territori invece dovrebbero essere posti nelle condizioni di poter sopravvivere e combattere le aggressioni di questi patogeni con delle qualità intrinseche delle piante stesse. L'aggressione di questo batterio non inficia minimamente la qualità del prodotto. Il prodotto potrebbe essere inficiato invece proprio dall'utilizzo eccessivo di pesticidi e di prodotti chimici per combattere poi che cosa? Combattere questa questo insetto che, secondo qualcuno, è l'elemento vettore del, del batterio, ma sicuramente il prodotto potrebbe essere ehm, pregiudicato nelle sue qualità organolettiche e nutrizionali dall'utilizzo di questi pseudorimedi, ma non certamente dall'esistenza del batterio. Voglio solo ricordare che. Eh, quello che spesso ci viene detto come ehm, eh, caratteristica non, non molto gradevole dell'olio, cioè le punte di amaro e di, e di pizzicato. Eh, tengo, a dirci che que, tengo a dire che queste sono invece delle caratteristiche positive dell'olio. L'olio deve essere un po' amaro perché ciò vuol dire che contiene dei polifenoli che sono eh, l'elemento antiossidante del, del, dell'olio e deve essere anche un pochettino pizzicato. Diciamo che gli oli. Eh, troppo dolci forse non sono oli di eccessiva per qualità Luigi e ci siamo poi... spostati ancora e dove ci troviamo? in uno stand di fragole sembrerebbe una cosa banale ma vi sareste immaginati che qualcuno colleziona varietà antiche di fragole 150 varietà il signor Caselini che è qui davanti a noi è un collezionista di fragole c'è chi colleziona i trenini elettrici e lui colleziona le fragole fragole antiche giusto? Sono fragole che hanno dai 200-300 anni. E perché sono così attuali? E sono così attuali perché hanno un sapore, un sapore antico, molto migliore di quelle moderne. Quindi ci sono delle differenze? Differenze sostanziali di sapore. E in particolare quali sono le caratteristiche che al giorno d'oggi si sono perse rispetto a queste che sono più antiche? Il aroma particolare, non so, di banana, di pesca, eh, sapore dolce acidulo, eh, il sapore particolare proprio dei, dei frutti di bosco, questi sapori particolari che erano intrinseche nelle fragole antiche. Noi abbiamo degli esempi qua davanti. Sì, abbiamo degli esempi tipo la Chiloensis 1 e la Virginiana, queste due che hanno originato tutte le fragole moderne d'oggi. La Chiloensis lucida ha questo sapore eh, di banana moscata eh, molto buono, con un Brix molto alto. La Virginiana invece è più acida. La Virginiana ha un sapore piuttosto acidulo a molto adatta per le marmellate. Poi abbiamo anche altre qualità. Ibrido casuale, nel fine Settecento, primi Ottocento si formavano degli ibridi casuali, di fragole. Questo è un tipico esempio. Si chiama Ampola, a frutto ancora molto piccolo, dal sapore tra la banana e l'albicocca dolce acidulo, molto gradevole. Altri esempi sono la pineapple, che è questa. La pineapple ha eh, sa un sapore d'ananas, il frutto è dioico, cioè femminile, non ha la parte maschile. Il frutto è bianco e rosato e ha questo sapore d'ananas. Ci vuole un impollinatore che può essere una pianta erbafrodita. Poi abbiamo le moscate, le fragaria moscata, questa è una profumata di tortona, maschio e femmina. Il frutto è ovoide, è piuttosto piccolo e ha questo caratteristico sapore di moscato. La profumata di tortona è stata coltivata fino agli anni 60 nel comune di Tortona, adesso praticamente è quasi scomparsa. Quindi, ogni eh, frutto, ogni fragola antica ha un sapore particolare. Un sapore particolare, unico. Adesso, invece, certe volte quelli che assaggiamo. Sono più o meno uguali. La regina di Boves. La regina di Boves. Dov'è la regina di Boves? Dunque, eccola qua, questa qua, non la, avevo, non la vedevo. Eh, adesso, purtroppo, non è matura. Ha il sapore di pesca, leggermente di pesca. Hanno questi aromi che richiamano altri frutti. E negli incroci particolari eh, non badavano molto alla resistenza della polpa, alla grossezza, e loro prendevano un po' questi sapori. Che sono diventate caratteristiche poi di, di questo tipo di produzione. Sì, però non esistono più in commercio. Non esistono più in commercio. Questo è un peccato. Sì, però hanno dei problemi de, con la polpa molle, eh, non si conservano molto, perciò lunghi tragitti non si possono fare. Quindi bisogna andare a cercarli sul posto sì. di produzione. E quali sono le zone in questo caso indicate? Eh, queste non esistono più in produzione, non esistono più. Perché la polpa molle rilascia gli aromi, mentre la polpa dura non rilascia gli aromi. Adesso le, tutte le fragole di adesso più o meno sono polpa dura e quindi non rilasciano proprio gli aromi particolari. Infatti hanno un sapore simile tutte? Quasi tutte simile. Quindi queste le possiamo trovare solo in, in determinate produzioni o, eh, o dai collezionisti? Sì dai collezionisti <ride> però in, in produzioni non si trovano più. Se uno volesse magari provare a coltivarla può cercarla? Sì, su internet si trova questa, eh, si trova anche la profumata di tortone, alcune si trovano. C'è un altro prodotto caratteristico, anzi sono molti in realtà i prodotti che arrivano da cosa? Questa è una novità. Allora siamo in uno stand di due ragazze che si sono inventate un lavoro. Hanno preso un ettaro di terreno in riva all'olio eh, nel Mantovano e eh, hanno incominciato mh, prima per gioco, poi un po' più seriamente a coltivare ogni genere di verdura. Raccontateci quello che avete fatto. Allora abbiamo preso un ettaro, eh, prima abbiamo, avevamo una biolcca e mezza, poi con Martina ho iniziato a coltivare un ettaro di verdure di stagione, piante aromatiche, fiori commestibili e da recidere e selvatiche. E niente, abbiamo, ogni, ogni anno introduciamo un nuovo prodotto. Quest'anno eh, abbiamo, abbiamo promosso una nuova, un nuovo metodo di cucinare con i sali aromatizzati alle erbe del nostro giardino, del nostro orto, sono che, che sono, qua sono sia con piante selvatiche prodotte da noi, coltivate da noi, che sono tipiche del Parco dell'Olio, cosa che noi ci chiamiamo verdure sott'olio. È un gioco di parole perché siamo proprio al confine, proprio nel Parco dell'Olio. Potrei parlare del, del sale aromatizzato, salvia e rosmarino, che è quello che anche io e Martina usiamo di più, perché si adatta benissimo alla carne, a, a tutti i tipi di condimenti, anche sull'insalata e io, addirittura, lo uso come dado nel soffritto per preparare sughi. E, dopodiché vorrei parlare dei, dei fiori. I fiori commestibili sono una cosa che incuriosiscono in molti, e, soprattutto anche i nostri clienti dei ristoranti. E quest'anno, qua alla Fiera dei Frutti Antichi, abbiamo proposto il, il sambuco e la rubigna in pastella, che sono eh, i fiori di stagione, sta, sta per arrivare il nasturzio, sta crescendo, i fiori di zucchina, la calendula, abbiamo, abbiamo preso diversi, diversi semi di calendula che sta nascendo e, e quindi noi vogliamo, oltre a proporre una cucina sana di stagione, anche una cucina colorata e, è cattivante. Anche se fa sempre un po' effetto sì. pensare al fiore, noi siamo abituati all'ornamento, in realtà è anche commestibile, anche come si tempo. faceva un tempo. Esatto, scusate la voce, ma è l'orto che purtroppo dona anche queste cose. Ehm, effettivamente noi abbiamo cercato di riprendere quelle che sono poi le tradizioni dei nostri nonni. Non abbiamo proposto cose nuove, sì, comunque sono molto innovative, però derivano da tradizioni molto, molto antiche e poi ritrattate in questo momento, visto che è proprio eh, la fase in cui finalmente la gente si accorge che anche le, le tradizioni valgono qualcosa. In particolare noi abbiamo deciso poi appunto di coltivare lo zafferano che come si sa è un crocus, è un fiore del quale si ricavano gli stimmi, in particolare si lasciano essiccare. Noi quest'anno abbiamo deciso di, di provare due tipi di essiccazione, sia quella naturale che quella eh, fatta a legna e l'abbiamo fatta analizzare all'Università di Roma al Dipartimento di Farmacologia ed è risultato secondo l'ISO del 2003 di prima qualità. E quindi insomma diciamo che è stata una cosa, una bella sorpresa perché a Mantova non è Assolutamente il posto ideale per fare lo zafferano, in quanto ha una piovosità superiore ai 650 mm annui, mentre lo zafferano ne sopporta massimo 600 all'anno. Quindi, per noi, è stata una, una bella sorpresa e anche una grande soddisfazione visto il risultato finale. Un'altra vostra caratteristica è l'utilizzo, o meglio, il non utilizzo, di determinati prodotti per la coltivazione? Assolutamente, noi facciamo tutto non trattato e venendo nel nostro orto potete vedere l'erba infestante crescere tra le coltivazioni, ovviamente tenuta monitorata quando si può o bisogna tenerla monitorata, però comunque c'è e si vede. E poi anche la qualità dei nostri prodotti, si capisce che non c'è un determinato concime, ma usiamo solo concime biologico di un, di un impianto di compostaggio di Brescia, che approfittiamo per ringraziare Paolo, ciao, Paolo ciao. che ci rifornisce questo compost bio, che è fantastico e ci aiuta molto, è, naturalmente, è tutto naturale. Poi, eh, proprio perché siamo nel parco dell'olio, riprendiamo le selvatiche e le proponiamo tantissimo quando l'orto sta per diventare pronto perché non lo sforziamo e perciò proponiamo tutto il mese di marzo e aprile la vendita di selvatiche che sono il silene, la borragine, la cicoria, il tarassaco, la piantaggine, la salvia selvatica, insomma un po' di tutto. Facciamo tappa dove adesso? Nello stand dei fratelli Crivello di Carmagnola. Anche loro da tanti anni vengono alla nostra mostra. Eh, chiederemo a loro di illustrare le varietà antiche di peperone e di pomodoro, soprattutto il mio preferito che è il tomaticot. Signor Crivello. Cosa significa tomaticot? Allora, tomaticot è una delle varietà più antiche del peperone di Cormagnone. Infatti già mio nonno negli anni, penso... 40-50 anche prima coltivava questo peperone che è quel peperone laggiù di una forma appiattita, non molto grande, polpa molto soda che da noi si usava per conservare per l'inverno, quindi era un peperone che si metteva via sotto le vinacce. E, ottimo adesso, l'abbiamo riproposto perché visto che non tutti oramai lo mangiano così messo sotto vinaccia, adesso viene usato per altri usi, specialmente per fare la peperonata perché è un peperone che non fa acqua, quindi una polpa molto sola, molto, 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 poi con delle caratteristiche organolettiche eh, eccezionali, eh, quindi facendo ad esempio una peperonata non c'è acqua perché la, la, le, la, la polpa è eccezionale di questo peperone, quindi fra i quattro ecotipi del peperone di Carmagnola eh, ha un ottimo, ottimo valore e un'ottima rilevanza. Ecco. Non sono però così diffusi, anzi. No, perché oramai diciamo che il consumatore, la grande distribuzione si rivolge verso il peperone ibrido, ormai siamo tutti standardizzati, abbiamo il peperone sempre uguale, questi qua invece sono legati al territorio, sono ecotipi che noi da sempre produciamo e che continuiamo a proporre, infatti eh, qua in questa manifestazione Frutti Antichi, Castello di Paderna, è diversi anni che, 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 che veniamo a portare i nostri prodotti ed è sempre un ottimo successo, perché il consumatore quando assaggia questi peperoni... Non mangia più l'altro e questo è una garanzia per il nostro lavoro ecco. quindi le caratteristiche le co i componenti certo, è venuto proprio, a guarda, prima è passata una signora che mi fa, l'anno scorso ho preso i peperoni da lei io non mangio i peperoni perché non li digerisco ah, fa, eccezionali peccato che sono arrivata un po' in ritardo e, e ce n'era pochi ah, fa, prossima edizione quest'ottobre, arrivo prima così almeno riesco a i sui peperoni vediamo un altro tipo di prodotto che anche questo non si trova. Eh, questo qua è un altro prodotto introvabile. Questo qua si chiama. Noi lo chiamiamo barbabook, in piemontese. Ossia? Barba di becco. Eh, è un'erba spontanea dei prati che da sempre, specialmente nei, nei, nei tempi passati, negli anni passati, veniva eh, raccolta spontanea nei prati. E poi eh, chi aveva un pezzo d'orto lo coltivava nell'orto. Da noi tutti, io mi ricordo quando ero bambino, addirittura la, la farmacista di, di San Bernardo, che era una signora anziana, si faceva coltivare nel suo orto il barbabuc. E, e questa erba spontanea, la parte più buona, la, diciamo la parte migliore, la par è, è la radice. Quindi eh, pulita la radice, eh, tagliata a questa altezza, sbollentato, poi si passa in padella com come mangiare gli asparagi, burro, burro e formaggio, o altrimenti olio e limone, ci poi basta andare su internet, su Barba di Becco ci sono un mucchio di ricette che riguardano questo. questo e questo formaggio. che proprietà? Ah, questo qua è... È una delle verdure che si mangiano in primavera, quindi è un, un di, purifica, un uh, disintossicante e ideale per la stagione perché la natura ci dà le cose che noi dobbiamo mangiare nel periodo de, de, del momento giusto. Ecco. Restiamo in tema di barba, <ride> sono circondata <ride> per parlare di cosa? C'è un'altra barba, un barba sì. qui. Sempre... Cos'è questa? Questo qua è l'agretto o barba di frate. Anche questa la coltiviamo noi, e, e anche questa, come, come il barbabuc, ha più o meno le stesse caratteristiche: un'erba della primavera. Anche questa qua, sbollentata. Beh, io la mangio, mi piace tantissimo: olio e limone, quindi nel modo più semplice. E anche questa qua è un disintossicante, purificante, ideale per, 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 per i menù primaverili. Siamo in un altro punto ancora del castello di Paderna. Dove? in uno stand con frutta e verdura che non si mangia ma si indossa. Si indossa? Si, si indossa, c'è un'idea naturalmente che ha avuto Lucia, <ride> è un'idea che è nata proprio dalla coltivazione dell'orto e però per mantenere un po' di femminilità anche nel gestire queste cose ho pensato che sarebbe stato bello anche pensare di indossarle. E quindi sono nati questi frutti e ortaggi fatti di feltro, di pannolenci, e che così danno un tocco anche all'abbigliamento, diventano anche un linguaggio, un modo per eh, conversare eh, di gioielli in un altro modo, insomma piccoli gioielli che, ispirati all'orto. Ecco. E poi chi li indossa ha un certo spirito. Sì, perché poi ognuno sceglie quello che più gli somiglia, se è il fruttino, se è la cipolla, se è il peperoncino. È anche un modo ecco, per dire come, come ci si sente, insomma, ecco. Chi si sente più cipollina, chi più peperoncino, insomma, quindi ecco, per dire ecco, una cosa simpatica. Ecco. Poi sono divertenti, allegri, colorati. Il feltro è un materiale straordinario perché si presta eh, ad essere gestito in mille modi, è molto. Eh, risponde molto bene alle esigenze di chi lo utilizza eh, non ha stagioni perché seppur è fatto di lana è talmente leggero che può essere indossato benissimo anche d'estate eh, quindi ecco, queste sono le caratteristiche Siamo sempre in compagnia di Pierluigi per parlare adesso degli alberi, perché? Allora, questo cortile è dedicato a un, un grande progetto c'è questo gruppo di vivaisti mantovani, il gruppo si chiama Planta Regina, che ha commissionato al CNR uno studio, albero per albero, no? eh, sulle capacità di produrre ossigeno, assorbire nidide carbonica, assorbire polveri sottili. Quindi il CNR ha fatto proprio questo studio e di ogni albero abbiamo una schedatura. Sappiamo qual è l'albero più, più virtuoso, qual è l'albero che più assorbe polveri sottili. Eh, questo progetto è dedicato sia alle persone private che nel giardino vogliono, eh, vogliono impiantare e sanificare un po' l'aria che respirano, ma soprattutto alle istituzioni, ai comuni che a seconda del tipo di inquinamento che hanno sul loro territorio possono decidere di scegliere un certo tipo di piantumazione piuttosto che un altro tipo di piantumazione è un progetto molto importante e che speriamo negli anni prossimi abbia un successo perché cioè senza gli alberi noi non respiriamo quindi. ad esempio uno dei problemi di maggior attualità è quello delle polveri sottili sì, il Celtis Australis, il Bagolaro che vediamo poi alla mia sinistra è l'albero che è più in grado, che è stato riconosciuto come più in grado di assorbire le polveri sottili. Una volta lungo le strade, mi ricordo che c'era la strada, che la strada quella prima dell'autostrada, che da Cremona andava verso Brescia, erano tutti bagolari, poi non so perché li hanno eliminati. E invece sarebbero molto utili? Eh, sì, beh, sarebbero magari pericolosi per gli automobilisti, <ride> però per, per la, diciamo, la, 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 la salubrità dell'ambiente, insomma noi che viviamo in un posto molto verde abbiamo addirittura creato un bosco di due ettari nella parte nord del castello, insomma eh, qui c'è un'aria più, 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 più buona, anche più profumata oltre che più sana. Grazie per Luigi, grazie per averci accompagnato a conoscere quelle che sono le caratteristiche non soltanto dei frutti antichi ma di varie tipologie di piante e anche di alberi. Grazie e eh, a tutti l'invito per andare a scoprire e a conoscere sempre di più la natura e tutto ciò che ci circonda nel pieno rispetto naturalmente. Grazie a voi e grazie a voi che diffondendo questi messaggi ci aiutate a salvare il pianeta.